Emiliano Fasano, segretario generale ASIF, invece ci parla dal punto di vista degli autori. Stiamo sempre cercando di capire come si modernizza il concetto di modello di business per queste cose. Grazie appunto a Clemente abbiamo visto che c'è ancora parecchio da fare. Riparto anche dal panel precedente in cui si parlava di città creative, di Bologna come città creativa. Il Santa Fe Institute, il centro di ricerca americano, aveva fatto una ricerca dimostrando che una città 10 volte più grande di un'altra città è ben 17 volte più creativa. Questo perché? Perché una città che mette in collegamento tante persone, tante realtà, tanti gruppi, crea delle sinapsi virtuose in cui la creatività si può esprimere. Questo cosa vuol dire? Che Expo Pixel probabilmente è una di queste sinapsi, è una possibilità, è una situazione in cui questi collegamenti possono aver luogo. Questi collegamenti vuol dire che mettono è l'opportunità per mettere in collegamento degli elementi chiave. Ogni progetto quando nasce, ogni idea quando nasce non nasce integrale, già pulita, ha bisogno di elementi chiave che non sempre sono nella persona che ha quell'idea, non sempre sono nell'azienda che ha quell'idea, che ha in mente quel progetto. Ma questi elementi chiave possono essere trovati in altre parti, in altre arti, in altri luoghi. Noi in Italia tradizionalmente abbiamo arte e luoghi, abbiamo persone che hanno queste idee, che hanno intuizioni. Molte realtà straniere utilizzano artisti e creativi italiani per contribuire al loro progetto. Expo Pixel potrebbe essere anche questo collegamento, giocare sul rapporto tra le aziende italiane, le aziende straniere, gli animatori professionisti italiani e stranieri e creare queste sinapsi, questi collegamenti. Io rappresento ASIF Italia, che è l'associazione, la sezione italiana dell'associazione internazionale che rappresenta gli autori, i professionisti dell'animazione. Il nostro obiettivo è creare questi collegamenti, è favorire questi collegamenti, quindi il patrocinio di ASIF Italia a Expo Pixel va in questa direzione ed è la direzione che assolutamente condividiamo. Gli esempi di creativi italiani che hanno realizzato questo sistema virtuoso sono molti, a partire gioco un po' con questo discorso delle sinapsi, a partire da Emanuele Luzzati e Giulio Giannini. Emanuele Luzzati è stato il nostro fondatore, primo presidente onorario, che si sono messi a realizzare corti d'animazione, tra i più grandi corti d'animazione del mondo, sono apprezzati da tutto il mondo. Nessuno dei due era animatore. Luzzati, scenografo, illustratore, ceramista, costumista, Giannini, fotografo di cinema dal vero, hanno unito le loro creatività per realizzare qualcosa di altro. Expo Pixel potrebbe essere questo contenitore che mette in collegamento anche artisti diversi, non soltanto dell'animazione, oppure dell'animazione per offrirgli altre opportunità. Dell'animazione 2D per lavorare nel 3D, dell'animazione puppet animation per lavorare nella modellazione 3D, anche lì bisogna creare questo sistema. Grazie, molto, molto giusto, anche se ha aggiunto un'ulteriore complessità. Le sinapsi di Expo Pixel saranno difficilissimi da pronunciare, ma il concetto è molto chiaro e direi che tra l'altro ci consente di avere svoltato il tema delle imprese, il tema degli autori, senza avere mai citato la parola copyright, che mi sembra di grande saggezza e visione. Giovanna Bo, Actuns. Buongiorno a tutti.
Vabbè, innanzitutto ringrazio Giulietta per la possibilità di questo intervento e il Future Film Festival e la Fiera di Bologna per questa iniziativa che forse mi aiuterà proprio personalmente a capire di più il settore in cui lavoro. Io sono una produttrice di contenuti, di cartoni animati, che prova ad essere digitale perché ancora non ha ben capito come si muove il settore digitale. I modelli di business sono ancora piuttosto anarchici e credo che un'iniziativa come questa possa aiutare i produttori di contenuti in primis a muoversi in questo mondo globale. Io volevo fare solo un intervento dal punto di vista di come le nuove tecnologie hanno cambiato i modelli produttivi, ma non tanto dal punto di vista realizzativo quanto organizzativo, perché sicuramente tutti voi sapete quanto i nuovi software e le nuove tecnologie abbiano contribuito a facilitare la produzione dei contenuti digitali e io stessa ne sono testimone perché tantissimi lavori pubblicitari o per aziende che mi sono capitati a budget molto ridotti non sarebbero stati possibili se non avessi potuto usufruire, pur partendo dall'animazione tradizionale come base, di queste nuove tecnologie che consentono tempi di produzione e costi molto contenuti. Però devo dire la verità, un po' anche per necessità, perché sono una piccola imprenditrice, ho una piccola azienda per certi aspetti sottocapitalizzata rispetto alle grandi major, però sono riuscita a produrre una serie, sono in produzione con una serie con Rai, partendo da un ufficio di 60 metri quadrati in 4 persone lavorando con tutto il mondo. E questo grazie alle nuove tecnologie, ovviamente. Quindi, diciamo così, laddove quello che è il momento fondamentale della creazione di una serie, che è quello del brainstorming, in cui ci si mette a tavolino e si concepisce un'idea e si struttura l'organizzazione, tutto il resto è stato fatto in rete, sostanzialmente. Quindi vi volevo così raccontare di questa esperienza, di questa serie che stiamo appunto coproducendo con Rai Fiction, L'arte con Mattia Dadà, è un prodotto per bambini piccoli, 4-7 anni, è andato in onda con successo nei primi 13 episodi dentro la Melevisione, poi su Rai Yo-Yo e adesso in produzione con altri 26 episodi, dove praticamente abbiamo lavorato con sceneggiatori canadesi, abbiamo registrato le voci originali in Canada, facendo quindi doppiaggio online sostanzialmente. Abbiamo lavorato con studi cinesi e poi per questa seconda stagione indiani. Abbiamo lavorato con persone, adesso dico banalmente, però in procinto di entrare in maternità, che da casa, quindi il telework, il telelavoro, diciamo, gestivano con time viewer i computer all'interno dello studio, diciamo così, salvando i dati sul nostro server, quindi sostanzialmente creando una rete di relazioni internazionali, professionisti in Italia, un po' in tutte le parti d'Italia, ma anche l'imolese che lavora da casa e ci trasferisce i file attraverso questi sistemi, piuttosto che appunto lo studio indiano organizzato o lo studio appunto cinese. Quindi questo, diciamo così, mi riallaccio un po' a quello che ha detto il professor Grandi, mancano i contenuti e poi ci sono le tecnologie. Allora, noi abbiamo un contenuto made in Bologna e siamo andati a cercare in giro per l'Italia, in giro per il mondo, le tecnologie migliori, i professionisti migliori per realizzare questo progetto. E, insomma, speriamo ovviamente che il risultato sia gradevole. E concludo dicendo che si può essere ovunque purché questo sia possibile. Cioè, noi siamo a Bologna, ma ovviamente tutto questo è possibile perché si conoscono i professionisti giusti e si ha anche un'infrastruttura tecnologica sia di hardware ma anche di dati, di velocità dello scambio dei dati utile per gestire una produzione in tempi rapidi in questo modo. Grazie. Grazie. Grazie Giovanna Bo. Marcella Albiero, direttore di produzione Mela Z, ha un'esperienza che si aggiunge a questa. Grazie, buongiorno a tutti. Diciamo che come Mela Z noi ci troviamo abbastanza a nostro agio in questo contesto, ci fa molto piacere questo Expo Pixel e condividiamo almeno tre delle keywords di questo progetto. Sicuramente Mela Z, posso dire, è digitale, nel senso che noi siamo nati nel 98 e i nostri contenuti sin dall'inizio erano solo ed esclusivamente di carattere digitale.
noi abbiamo prodotto i primissimi CD-ROM, facevamo siti internet, cartoni animati con flash dalla versione 4, quindi diciamo che abbiamo sviluppato e cresciuta tutta quella che è la sensibilità al digitale sin da allora. Attualmente ormai lavoriamo quasi esclusivamente sul mondo mobile, sul mondo app. E il digital entertainment è diventato uno degli elementi della nostra mission, che è stata composta come digital brand entertainment, nel senso che per noi l'elemento portante della nostra attività, del nostro lavoro, è proprio il brand, cioè individuare all'interno di quello che è il panorama delle possibilità di comunicazione che attualmente ci vengono offerte, quali sono i media che possono essere maggiormente esplosi, approfonditi, affinché il brand dei nostri clienti, dei nostri partner, emerga. Questo quindi può essere realizzato a livelli diversi, può partire con un semplice advergame, un piccolo gioco che mettiamo online per valorizzare un prodotto, per valorizzare un marchio, oppure può diventare un concorso se a fianco dell'advergame, ad esempio, ci aggiungiamo anche la possibilità di vincita da parte dei nostri utenti, fino ad arrivare ad essere dei veri e propri ambienti di gamification. Con questo intendiamo praticamente applicare le regole del gioco, le logiche del gioco a cose che gioco non sono. Immaginiamo ad esempio delle piattaforme di e-commerce oppure di e-learning, attraverso le logiche del badge e delle classifiche è possibile trasformarle in qualcosa di molto più coinvolgente e evoluto. Fino ad arrivare a delle vere e proprie campagne di comunicazione digitale, che è ad esempio quello che abbiamo fatto ultimamente per Geox, nel quale ci siamo occupati dallo spot televisivo al sito web, ai giochi, alle app. Abbiamo quindi organizzato, realizzato e collegato tra di loro affinché il marchio venisse al meglio espresso tutta quanta la campagna digitale. Ho parlato di Geox, ma direi che uno dei nostri clienti ormai storici è sicuramente Ferrero. Lavoriamo per MPG da diversi anni. Scopo dei nostri progetti sempre è valorizzare quelli che sono i testimonial del prodotto, che sono le sorpresine. Le sorpresine vivono solo ed esclusivamente su web, a parte ovviamente quelle fisiche negli ovetti. Attualmente però i mezzi che abbiamo a disposizione ci consentono anche di creare i loro mondi su App Store o su Android Market. Abbiamo la possibilità di generare delle applicazioni che vanno su totem, sui punti vendita. Sviluppiamo video e cartoni animati che vengono veicolati attraverso YouTube, i siti, la televisione, la Telekinder. Quindi diciamo che per noi il digital entertainment consiste proprio in tutto questo che alcuni clienti ci consentono di fare al 100% e appieno. Dopo il discorso MPG Ferrero, sicuramente una parte della nostra attività ultimamente si sta concentrando sul discorso delle app. Abbiamo realizzato un'app per le Winx, è un'app in 6 lingue, tra cui anche il russo, il mercato è ovviamente mondiale. E diciamo che il gioco è partito come concept da un classico dell'editoria, lo Stick and Fun, che è disponibile in edicola, però ovviamente l'ha ampliato con quelle che sono le potenzialità dello strumento dell'app. Quindi lo Stick and Fun serve per abbigliarsi e per creare la location all'interno della quale creare il party, invitare eventuali amici, condividere tutto questo attraverso ad esempio la creazione di e-card che possono essere inviate via SMS o via email. Altro cliente con il quale riusciamo a realizzare questo tipo di progetti è sicuramente Disney. Disney che per valorizzare comunque il classico, cioè il fumetto, inserisce all'interno del pacchetto dei gadget digitali. Molto spesso i nostri giochi vengono pensati ad hoc a supporto di quella che è proprio l'uscita del fumetto e del gadget. Altra attività che noi facciamo per loro è quella di creare dei mondi
all'interno delle quali con una certa continuità, quindi con uscite periodiche, alimentiamo il loro sito internet di avventure e giochi. Ed infine diciamo che altre nostre attività possono riguardare la realizzazione di video informativi. Questo ad esempio che noi abbiamo sviluppato per il comune di Reggio Emilia serve per sensibilizzare il target degli over 30 sull'utilizzo corretto delle rotonde, visto che ci siamo presi la patente in tempi non sospetti quando le rotonde non c'erano e quindi siamo perfetti per questa sensibilizzazione. E quindi questo è un progetto di sviluppo di 5 clip animati che sono stati quindi veicolati attraverso sia YouTube all'interno di un website di approfondimento sempre gestito dal comune di Reggio Emilia, e l'attività e la comunicazione è stata poi promossa attraverso i social network.